Il tradizionale concerto di Natale in Vaticano vedrà anche la partecipazione del famoso flautista Andrea Griminelli, noto per le sue collaborazioni con Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Insieme a lui saliranno sul palco anche Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Anastasia, Ermal Meta e Rafael Gualazzi. Alla conduzione ci saranno Gerry Scotti e Don Davide Banzato, che si occuperà della parte legata alla solidarietà, presentando i progetti proposti dalle fondazioni Sciola Sov Occorrentes e le missioni Don Bosco. Chi è Andrea Griminelli? Nato a Correggio nel 1959, Andrea Griminelli è un flautista dalla fama internazionale, apprezzato in Italia e all'estero. La sua carriera nel mondo della musica classica è iniziata prestissimo, tanto che a soli 25 anni ebbe l'onore di esibirsi nel Luciano Pavarotti in concert all'Opera di Chicago. Raggiunse la popolarità proprio grazie al grande maestro con il quale collaborò a lungo. Segnaliamo a tal proposito i concerti al Hyde Park di Londra nel 1990, al Central Park di New York nel 1993, alla Torre Eiffel di Parigi e nella Piazza Rossa di Mosca, nei quali alla musica classica si accostavano brani di rock e pop music. Nel 1991 il Presidente della Repubblica gli conferì l'onorificenza di Cavaliere e nel 2003 quella di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2001 pubblicò l'album Andrea Griminelli's Cinema Italiano, A New Interpretation of Italian Film Music, dove le musiche, riarrangiate da Bacalov e Morricone, furono da lui reinterpretate con Sting, Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Deborah Harry e Filippa Giordano. Nel 2011 prese parte al concerto One Night in Central Park di Andrea Bocelli davanti a 70.000 persone. Nel 2014 fu ospite del concerto di Zucchero al Madison Square Garden di New York, seguito da 5.000 spettatori e caratterizzato dalla partecipazione di ospiti quali Sting, Elisa, Jovanotti. L'amore per Rossana Redondo. Andrea Griminelli torna sul palco dell'Aula Paolo VI per il concerto di Natale in Vaticano, al quale aveva preso parte già lo scorso anno regalando la magia e la bellezza della sua musica. Noto in Italia e all'estero, il flautista emiliano ha sposato il 20 marzo 2008 la modella e presentatrice colombiana Rossana Redondo. La coppia si è conosciuta grazie ad amici comuni nel periodo in cui lei si trovava in Italia per lavoro, e da allora non si è più lasciata, pur dovendo fare i conti con un rapporto a distanza non sempre facile. Qualche tempo fa, intervistata da Il Resto del Carlino, la Redondo ha così parlato del complicato equilibrio trovato con il musicista: "Abbiamo abitato un po' a Madrid, ma alla fine ho deciso di trasferirmi. Avremo una casa nuova in zona San Bartolomeo, vicino al golf club. Sarà la nostra base, visto che entrambi saremo spesso all'estero per lavoro". Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.